aspettavo tutti, non dico, se avevamo video dove non sono nuda, sotto alla canottiera, ovviamente arrotolata, che si sta crepando a calciatori capelli legati. Ragazzi, si sta morendo, scusami il rumore della lavatrice in sottofondo. Ovviamente la canottiera è questa. Ce l'ho. Solo perché è fatto un po' caldo, quindi cosa faccio? Tolgo le maniche, vi insegno anche per una cosa. È una canottiera di merda, quindi. E poi faccio così e si forma un nodo. Così sta su da sola. Più o meno, c'è anche il segno della prontatura che non si riesco a fare un po', perché la fase di video unboxing, sperando che non crolli la torre che ho fatto, ecco. Allora, mi è arrivato l'upack finalmente da Amazon. Posso vedere? Purtroppo non posso coprire davanti perché sappiamo così. Perché doveva arrivarmi ieri, ma purtroppo hanno avuto dei problemi. Ecco, copriamo il mio indirizzo così perché voilà. Pacco da Amazon, diciamo Amazon Prime per la cronaca locale. Allora, apriamo un pack. Secondo voi cosa ci sarà dentro? Non si sa. Spero che non crolli la piramide. E spero che mi sentiate. Tanto non la fate così. Allora, apriamo. Un momento ASMR. A posto. Allora, l'ho preso qualche giorno fa perché mi serve per streamare, vi dico già uno spoiler, mi serve, cioè non è che mi serve per streamare, che è una cosa che mi serve per Twitch anche, anche per YouTube, perché in genere trovo super, ma l'hanno messo sotto la porta subumana. Forse è più grande il pacco, vi dico, è carino. Vi faccio vedere la scatola, questo lo butto ovviamente l'upack. Siccome sono arrivata ieri a portarmelo, ma non so per quale motivo io ero fuori e boh, c'è stato un disguido e me l'hanno consegnato oggi alla fine. Ora vi chiedo che cos'è sto cosa. Ah, questo cosa qua praticamente è un porta PlayStation. Cioè, praticamente e adesso io lo aprirò per farvelo vedere. Allora, praticamente ha tutta questa roba dentro, che ovviamente non monterò io, ma la monterà Andrea 93 perché non sono capace, e mi metterà lui a montarlo, non so quando, poi vi farò vedere com'è anche. Ovviamente, cioè, è proprio anticipo. Vieni via. Ok, ce l'ho fatta. Ovviamente l'ho acquistato perché appunto era tutto online, mi sembrava carino, perché almeno così ci metto la play, i giochi, il controller, eccetera, eccetera. Quindi poi vi lascio il link sotto se volete guardarlo. C'è anche la versione per il VR, le cuffie, per le cuffie ho comprato un gancio da 1 euro e basta, a posto, perché non è il VR né altri controller, anzi solo uno controller, quindi me lo immaginavo più grosso, sono sincera, insomma, ma è una cosa enorme da... Allora lo apriamo, c'è della carta, vediamo un po'. E tu i tucci incartati? Che cosa più grande, raga? Ah, ci sono queste cose qua. Un cavo. E poi c'è sto coso qua. Molto affascinante. Bello. Molto, molto bello. Praticamente, se non sbaglio, qua vanno i giochi. Qua va la mia PlayStation, che non so fino a che punto ci stia qua. La mia PlayStation, ma va bene. Tanto non lo farò io. E poi qua ci vanno i controller qua. E poi ci sto cavo, penso che si attacchi da qualche parte. Sì. Poi tanto tutto imballato. E poi si azionerebbero le ventole. Ah, poi, ah sì, c'è un cavo, un pulsante laterale, le porte USB. Vabbè, 4 porte USB, ma io ne vedo solo una. Su scomparse le altre. Va bene, ha una porta USB. Ah sì, poi c'è un coso per il cavo. E ha tutti i cosi. Ah, ok, sono sti cosi qua. Oddio santo. Scusate, sono sti cosini qua. Sti piripilli qua, che non so che cacchio sono, però vabbè. Hanno tipo. Penso che siano per fare qualcosa. Vabbè, poi lo scoprirò. Comunque sono protetti, non lo so. E niente, questo se sembra una cacata, ma pensavo che fosse smontata sinceramente, invece è tutto insieme, pensavo fosse una cosa di tipo gigantesca,
E speriamo ci sia la mia play, perché non so che punto ci sia qua sopra, ma ti va bene per la PS Pro. Speriamo. Poi vi farò vedere assemblata com'è. Perché purtroppo è un po' complicato, però vabbè, insomma carino, c'ha anche i gommini sotto. Veste la ventola, poi vediamo se la collego da qualche parte, cosa fa. Purtroppo ho la batteria, ma è dietro là. Allora, se io attacco questo cavo, prendo la power bank, raga, così vediamo se funziona. Ah, io attacco questo. Scusatemi, c'ho una cugina. Sperando che non crolli niente. No, non crollare, piramide. Resisti. Purtroppo la power bank ce l'ho io. Devo solo un altro appoggio. Secondo. No, non funziona così. Vabbè, video traballante. Spettacolo. Cosa ci posso mettere dietro? Allora, aspettate un attimo. Faccio così, ecco. Dovrebbe stare così. Non crolla, non crolla, no. Sì, abbastanza stabile più o meno. Poi boom, tutto giù. Allora, attacchiamola la power, vediamo se funziona. Ho attaccato la power. Quella che avevo dietro al mio cellulare. L'ho acceso. Le ventole si sono accese, raga. Ma che figata. Ora, guardate che con la power. Sento spenta, forse. No, sento più. Sento l'aria dalle pale. Ah, ho messo pure sbagliato il coso qua. Bene, sai. Secondo te, questi piripillini sono veramente piccoli, che paura di perderli. Questi piripilli. Che non so che cazzo servono, poi lo scoprirò. È sempre storto, ho messo. Mamma mia. Sto litigando col piripillo. Sento. Fa rumore. Oddio. Ho staccato qualcosa. No, metti tutto a posto. Vedi, io faccio danni quando ho queste cose particolari. Oddio, adesso come lo rimetto? Brava Sara, vediamo le cose. Appena comprata già faccio danni. E non scrivermi. Ah, ok, permessa. Se comunque funziona, sì. Sento, non so se lo sentite perché c'è un ventilatore io. Ci sono le pale che girano. Comunque. E poi il resto non so come funzioni perché devo attaccare la play. Comunque funziona. Sento. Fa l'aria. Non fa tutta sta grande aria, perché non è. Vabbè, anche con la power ovviamente, raga. Dovete capire che con la power non è con chissà quali cose. Riattacchiamo. Ecco.